Cari amici di livefvg.com, questa volta siamo in centro a Udine. Dobbiamo capire se è vero che il mercoledì esiste uno stabilimento balneare in piazzale Chiavris, perché questo è quello che si dice. Sdraio, ombrelloni, aperitivi, sembrerebbe un appuntamento on the beach. Giangio, abbiamo sentito parlare tantissimo di questa serata che c'è, dovevamo assolutamente venire a vedere per rendere partecipi anche i pochi che non la conoscono ancora. Bagno 71, in piazzale Chiavris, sì, in centro. Non crei disturbo o altro qua intorno? No, assolutamente, anzi credo di creare quella situazione particolare che manca in centro, ho visto anche quello che sta succedendo, e abbiamo voluto ricreare il bagno 71 come un ufficio spiaggia, quindi giocando un po' anche sulla coreografia, complice anche la Rosa che si fa da coreografia. Tanta gente, tante persone che vengono a bere l'aperitivo. Cosa date in particolare in questa serata? Ma in particolare questa serata c'è sicuramente della buona musica, che non guasta mai nelle serate estive, ma credo che la cosa migliore sia comunque la semplicità del locale, che in quelli di 5 anni, che siamo 5 anni che siamo già qua, sta caratterizzando un po' anche la nostra clientela fidelizzata. Facilità di parcheggio poi? Beh, il parcheggio, ragazzi, non si può avere tutto, insomma, nonostante il parcheggio, che comunque è difficile e manca, il locale, come vedi, funziona. Funziona parecchio. Beh, insomma, intanto complimenti per l'iniziativa, perché in centro a Udine forse mancava una situazione del genere, pur avendo tantissimi bar che presenziano nella città. Forse la fortuna è proprio quella di non essere nel centro storico, quindi diciamo di essere un po' decentrati da quello che è la massa, da quello che sono, diciamo, i locali nel centro, e noi poi forse abbiamo anche quelli in più delle coreografia naturale, ripeto, la Rosa, il piazzale, anche il locale stesso, che è un attimino fuori dagli schemi, diciamo, classici dei locali di Udine. Questo è. Qualcun altro tra poco da intervistare, a vedere cosa ne pensa di questa serata. Perfetto, ragazzi, buon divertimento. Marchetto, uno dei barman più conosciuti ormai di Udine e provincia, Lignano, Tolmezzo, Tarvisio, hai girato dappertutto. Cosa beve la gente d'estate con questa temperatura qua, che è abbastanza calda, possiamo dire? Sì, diciamo che la cosa principale è tanta birra, perché comunque è fresca, è una cosa che va giù tranquillamente, poi tanti mojiti pestati come al solito, diciamo. Anche all'aperitivo? Anche all'aperitivo. Quindi cose così calde. Sprizzapero va ancora? Sprizzapero va ancora molto, diciamo, tutta la serata, però c'è, diciamo, anche tanta birra e pestati. Prosecchini e vini vanno poco? No, diciamo che va molto ancora la bottiglia di Franciacorta, le bollicine al tavolo per festeggiare tutti assieme, è un'ottima soluzione alternativa, diciamo. La bollicina è intramontabile. Beh, gli diciamo a tutti di bere con moderazione, perché chiaramente bisogna guidare dopo e bisogna fare attenzione. Certo, ma diciamo che così vicino al centro città, qui si muovono tanto anche in bicicletta o il taxi, diciamo le opportunità ci sono. E anche a piedi, chiaramente. Esattamente. Ennesimo aperitivo. Avete inaugurato le serate il 9 maggio. Ci siamo frottati. Bagno 71. Bagno, ma infatti era la domanda dopo. La domanda dopo. Perché bagno 71? Allora, 71 sta per il civico del locale. Bagno perché c'è la roccia, poi è l'estate, dunque... Dunque va bene, è un gran bel bagno, poi gli ombrelloni li abbiamo messi, la voglia di estate c'è e siamo perfetti. Dal 9 maggio avete già fatto parecchie serate, sono andate tutte quante bene? Tutte direi, bene, perché... anche se qualche mercoledì ha piovuto, comunque ci siamo difesi. È iniziato il 9 maggio, perché come l'anno scorso era iniziato il 28 aprile, il giorno del mio compleanno. Quest'anno il mio compleanno ero a Phuket, perché ho deciso di festeggiarlo fuori dall'Italia. Allora abbiamo iniziato il mercoledì dopo, con bel successo. Mercoledì sta andando bene, alla fine è un aperitivo di praticamente tutti amici, perché li conosciamo tutti, e sta andando molto bene, siamo contenti e niente, dimmi te. Un numero elevatissimo di persone che si sposta chiaramente nella città, e molti a piedi, perché di parcheggio non ce n'è tantissimo. Il mercoledì ci sono tanti altri appuntamenti, comunque adesso ricordo, perché comunque la concorrenza noi, punto uno, non ci fa paura, e poi è meglio collaborare con tutti. C'è il mercoledì del Sarpi, c'è il mercoledì, ogni due mercoledì al mese, del Beside Beach al Terminal Nord. Comunque voglio ringraziare anche tutti gli staff che creano di notte qualcosa di importante in Friuli, il Bonaparte, Udine in the Place il venerdì, ringrazio il Poma. Poi immenso piacere e saluti gli amici del Casomai, del Punto Affare, dove domenica abbiamo fatto una festa numero uno, e andiamo avanti così. Quest'anno sta andando bene, stiamo riscontrando un bel successo e niente. Peace and love.
Peace and love, love and peace. Bagno 71, ci vediamo il mercoledì.